Buongiorno cari concittadini e buona domenica. Consueto aggiornamento mattutino oggi. Come vi avevo già anticipato e come avevo promesso, non appena fossi venuto a conoscenza dei dati relativi alla situazione del contagio a San Giovanni Rotondo, ve ne avrei parlato e ve ne avrei informato. Il dato qual è? I dati giunti dalla prefettura mi dicono che a San Giovanni Rotondo ci sono all'incirca 200 persone in quarantena, così come pure il bollettino della Regione Puglia, confermato tra l'altro da altri organi istituzionali alla stampa, parlano che di San Giovanni Rotondo di circa 60 persone, intorno a 60 persone positive. Voi capite che è un dato che non ci può far stare tranquilli e proprio su questo dato deve basarsi la maggiore responsabilità di ognuno di noi. Vi inviterò sempre in ogni video a rispettare tutte le regole previste per il contenimento del contagio e quindi vi invito ancora una volta ad essere ancora più severi nei vostri comportamenti. Evitate assembramenti, tenetevi alla debita distanza, uscite veramente in casi di necessità e quindi continuate ad osservare bene tutte queste regole. È il modo migliore per contenere la diffusione del virus. E guardate che i dati che vi ho dato adesso non ci fanno stare tranquilli, siamo in una fase emergenziale, per cui veramente fate quello che dovete fare. Ve lo dico in ogni video, dovete rispettare le regole, dobbiamo rispettare le regole. Veniamo alle iniziative che abbiamo messo in campo. Come sapete, abbiamo già annunciato sui vari canali social e anche sul sito del comune, di concerto con il vice sindaco, l'assessore Patrizio, è stato messo su con altri soggetti è stato messo su il servizio della spesa sospesa. Di che si tratta? Si tratta di un servizio di cui potremmo tutti quanti usufruire. Non appena ci sarà l'elenco completo delle attività commerciali, daremo anche l'elenco di tutte quelle attività in cui effettivamente chi va a fare la spesa poi può lasciare qualcosa per chi ne ha bisogno. Tutto questo viene fatto di concerto con la Caritas, il cui responsabile Don Leo Abascià, e che ringrazio per il lavoro che sta facendo, la passione con cui lo sta facendo. Quindi i volontari della Protezione Civile poi passeranno presso questi negozi, che si distingueranno questi negozi perché avranno una locandina dove si dice che in quell'esercizio commerciale a quell'esercizio ha aderito all'iniziativa spesa sospesa. A questo dobbiamo aggiungere che di stamattina l'adesione a queste iniziative, quindi dobbiamo coordinarci anche con quest'altra associazione che è il Banco Alimentare. Ringrazio il signor Mastro Lilli che ha messo a disposizione la sua organizzazione, quindi dobbiamo coordinarci nell'attività, come pure devo ringraziare il dirigente scolastico dell'alberghiero, il professor Luigi Tagliente, che domani sarà qui a scuola proprio per vedere come quel tipo di scuola che ha i beni di cui noi abbiamo bisogno può contribuire anche questa scuola può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo che è quello di aiutare quanto più possibile le famiglie in difficoltà. Aggiungiamo che ieri sera, come avete saputo, il governo ha deciso di stanziare dei fondi in favore dei comuni che potranno, venire incontro ad ulteriori esigenze. Vorrei chiarire che questi fondi si aggiungeranno alle iniziative che abbiamo messo in atto, non le sostituiranno perché dobbiamo essere pronti a soddisfare il maggior numero possibile di casi, quindi fondi comunali, iniziative come la spesa sospesa, il banco alimentare, la scuola, i fondi che derivano dal comune. Per quanto riguarda questi, che derivano dal governo, scusate. Per quanto riguarda questi ultimi, adesso non appena arrivano i documenti ufficiali, predisporremo
un procedimento e un obiettivo e anche la quantità di risorse che potremmo destinare ad ogni singola famiglia attraverso i cosiddetti buoni spesa. Dateci semplicemente il tempo di organizzarci, perché è di ieri sera appunto la notizia. Come vedete, tutto questo in un quadro in cui comunque si vivono delle difficoltà, soprattutto dal punto di vista sanitario, della nostra tutela della salute. Di fronte a tutto questo, però, c'è una città che reagisce bene, che mostra la solidarietà. Il cuore migliore di San Giovanni Rotondo sta venendo fuori. Invito tutti quanti i cittadini ad essere generosi. La nostra generosità fa sì che la nostra città abbia sicuramente a che sperare per uscire il più possibile prima e nel miglior modo possibile da questa bruttissima situazione. Ancora una volta vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento.